Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 7. Giulia, hai visto Teo? Che bello, gli voglio un sacco di bene a papà. Sì, Sara, ho visto. Anche Perla è stupenda. Ma Kelly, fa schifo. Non so, deve sparire. Giulia, Kelly è brava, è un bel cane e ne ha passati di tutti i colori. E beh, non me ne importa. Se io decido di ucciderlo, posso farlo. Te lo impedisco. È solo un cane, cazzo. Sentì mia figlia dire la parolaccia. Cavolo, deve essere infuriata. Non ti permettere, Sara. Non ti permettere di parlarmi così. E tantomeno non dirmi cosa devo o non devo fare. Ma è solo un cane. E quindi, se voglio, posso fare di tutto. Tutto. Incazzato nero entra in camera di Sara. Sara, adesso dimmi che cazzo è sta Giulia. Ora ha rotto le palle. Se solo si azzarda a toccare Kelly, giuro che l'ammazzo. Papà, lei è già morta. Ad un certo punto la vidi. Oddio, vedi quella Giulia che tormentava la mia famiglia da settimane. La vidi lì, accanto a mia figlia. Pare fosse incazzata. Ma ben gli sta, non si toccano i cani, il mio cane. Giulia, ti vedo. Lo so, mi dispiace, ma è ora di dormire, Matteo.